Allora, ci serviranno 300 g di pinne, una melanzana, una cipolla, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 100 g di salsiccia, mezzo bicchiere di vino bianco, un peperone, 400 g di pomodori sarmazzano, un pizzico di origano, un mazzetto di prezzemolo, uno spicchio d'aglio e sale e pepe secondo i nostri gusti. A questo punto prendiamo la melanzana, cominciamo a lavarla e a tagliarla a dadini. A questo punto aggiungiamo del sale grosso in notevole quantità alle melanzane, poi ci andiamo ad appoggiare un peso sopra in modo che la parte amara della melanzana possa scendere e così da renderla più gustosa. Nel frattempo prendiamo il peperone e lo tagliamo anche questo qui a dadini, ovviamente dopo averlo lavato. Poi prendiamo la cipolla, la puliamo e la tritiamo. A questo punto aggiungiamo l'olio extravergine nella pentola, la pentola deve essere abbastanza alta per permettere di poter cuocere tutte le verdure all'interno, e poi aggiungiamo la cipolla che abbiamo tritato. Poi prendiamo la salsiccia, gli togliamo la pelle e il contenuto della salsiccia la andiamo ad aggiungere alla cipolla che stavamo soffriggendo. Ovviamente mettiamo su fuoco lento, tanto questa operazione deve essere su fuoco lento, la fiamma piccola. A questo punto aggiungiamo il vino. Se vedete, questo è vino rosso perché a casa avevo solo questo, non mi scocciavo di scendere e comprare vino bianco, tanto il sapore cambia di poco. Poi successivamente la pentola passiamo su una fiamma più alta per fare evaporare il vino. A questo punto andiamo anche a preparare il trito dell'aglio e del prezzemolo. Ci anticipiamo, questo ci servirà qua verso la fine della cottura, ma visto che abbiamo il tempo a disposizione ce lo prepariamo adesso. Adesso possiamo aggiungere sia le melanzane che i peperoni dopo aver fatto sfumare per bene il vino. Poi giriamo per bene tutto, amalgamiamo e facciamo cuocere facciamo rosolare finché non vediamo il gorgoglio dell'acqua, l'acqua che viene rilasciata dalle verdure. A questo punto aggiungiamo anche la pelata, i 400 grammi, un po' di origano, anche se qua ho esagerato, il sale, e il pepe, doveva essere un po', ma ho esagerato anche qua. Poi giriamo e schiacciamo per bene anche le pelate in modo che sia amalgama tutto. Chiudiamo e lasciamo cuocere per circa 20 minuti. Successivamente aggiungiamo sia l'aglio che il prezzemolo che avevamo tritato in precedenza e lasciamo cuocere per altri 8 minuti. A questo punto il condimento è pronto. Andiamo a preparare la pentola con l'acqua e anche leggermente salata per la pasta. Ecco il risultato finale, un delizioso piatto con melanzane e salsicce. E come sempre non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like.